Ciao a tutti amici, benvenuti di nuovo su Starship Troopers Extermination. In questi giorni è appena uscita la versione 0.70, tipo 0.7.0, 0.70. Amici, ci sono stati un bel po' di cambiamenti, tra cui ve li faccio vedere subito nel loadout 6 classi rispetto alle 3 vecchie. Ci sono 3 macro classi e si differenziano in due sottoclassi, quindi Guardiano e Demolisher, poi Sniper e Ranger, e poi Engineer e Medico. Ognuno personalizzabile, e tutti i salvataggi, scusate, tutti i progressi che avete fatto, purtroppo però non si sono salvati, almeno nel mio caso. Però hanno notato che sono di un livello molto più superiore rispetto a quando ero prima, e quindi diciamo che hanno compensato un po' in questo modo qua. Allora, ogni arma adesso è personalizzabile, come potete ben vedere. Ad esempio qua, la moneta Mark 1 è la prima arma che voi avete, che tutte le classi hanno, e si può migliorare fino a livello 9, credo anche fino a livello 10 forse, vediamo un attimo. No, fino a livello 9 è il massimo, ok. Tipo adesso potrei continuare la progressione. Ah, c'è anche il livello 10, però non ti dà niente, ok. Quindi fino a livello 10. E tu ti modifichi la tua arma come piace a te. In questo caso qua si mette l'ottica, qua possiamo mettere in Quick Reload Magazine, che ti dà più velocità di ricarica ma meno capacità di munizioni, cioè, che sia anche Fabo, dipende sempre da te. Io di solito usavo sempre la carabina, che è più piccola, fa meno danno, c'è un po' meno range, però è molto più accurato e quindi diciamo che mi trovo leggermente meglio. Poi ovviamente vedrò in game, ma ci sono anche un sacco di altre armi in più, come questa che non c'era prima, ma non solo per i ranger, ma anche per tante altre classi. Qua ad esempio puoi sbloccare questi fucili, questi praticamente i Barrett KN250, fatto in game ovviamente. Poi ci sta il lanciagranate, lo shotgun automatico. Invece qua sicuramente abbiamo una mitragliatrice, quindi ci sono armi che sono uniche per ogni classe. Poi un'altra ottima cosa che hanno fatto è stato quella di, ve lo faccio vedere subito, quando andate su Join Now per fare una nuova mappa, adesso voi vedete i tipi di missione: Advanced Secure livello facile, livello normale, livello difficile, con determinati eventi che si susseguono all'interno della missione stessa. Quindi, come ho detto, Advanced Secure in tre modalità, di cui ci sono degli eventi come questi, ad esempio, dove le truppe avranno le granate con lo scan per fare field testing. Poi su Agni Prime ci sono i nemici, i Tiger Elite, quindi sono gli arachnidi di Tiger, non più cazzo. E qua vedremo equipaggi con svariate granate per fare dei test. Poi c'è la modalità Orda in modalità difficile. E poi ARC è la costruzione della tua base e di dove la credo difendere in qualche modo, esattamente per prendere risorse. E le informazioni, perdonate. La modalità difficile ti dà le imboscate degli arachnidi guerrieri, Warrior Packs penso che siano, come dire, bonus per il nemico, e doppia minaccia, quindi il doppio dei nemici. E poi c'è la caccia ai nidi di arachnide, modalità normale. E ad ogni missione di questa, che voi vedete, ci saranno degli eventi randomici all'interno che sono stati aggiunti. Per esempio, ci può essere una guardia reale arachnide, ci può essere un altro schianto, ci può essere un'altra cosa, che c'erano anche nella versione precedente, però qua è leggermente migliorato. La cosa che è migliorata anche è stato il comparto di ottimizzazione dal punto di vista del gioco, nel senso che a inizio game
non ti lagga. Se ti lagga è il problema è tuo, praticamente. Perché ho fatto un bel po' di partite con Demo di questa cosa, quindi mi assumo le mie responsabilità. Quello che però ho notato in negativo è che nei momenti più concitati ci sta troppo calo di frame assurdo. Vai sotto i quasi 30 volte FPS. Mentre con la connessione, anche qui ho subito dei stravolgimenti, non all'inizio game, ma durante il mezzo, durante lo svolgimento. Praticamente può capitare che siano proprio i server, perché io quando vado a vedere il mio ping, vedo che ho 30 di ping, però vado a vedere che in game io non riesco praticamente nemmeno a camminare. Quindi oggi proviamo una 0.7 per bene, e spero di potervi portare un video che non sia troppo lungo. In caso tale ci saranno delle modifiche, dei tagli. Spero che ci sia sempre più gente possibile che possa ritornare su questo gioco, perché questa versione 0.7 credo che sia effettivamente un bel passo avanti. C'è tanto da migliorare, ma tanto, tanto da migliorare. Ma è comunque Gathering intelligence is of critical importance to winning the una war against the bug. The Deep Space Vanguard 4 deploy onto the planet Valacca in an attempt to take buona cosa. Ok. Ma non subsurface stanno più. readings with the ARC Che è scanner. successo alle difese? Cosa è successo? Attenzione, Furia Arachnide, Tiger Ambush e Warrior Ambush. Quindi abbiamo questi tre eventi. Attenzione, quindi è molto grave la situazione. Andiamo con una sezione cervo, ovviamente Ranger e via. Brimstone 1, distance higher. Let's start filling the canisters, people. Move out! Non possiamo iniziare già così, ragazzi. Eh sì, c'è, ad esempio, adesso riscontro un sacco di problemi. Che è successo? Che cazzo è? Anche le abilità dei personaggi sono cambiate. Ad esempio, io non c'ho più il salto, ma c'ho la super velocità, che mi permette di andare più veloce. La granata pulse non c'è, io non ce l'ho più, nel senso che adesso c'ho, me la metto in testa praticamente. Il lanciafiamme comunque è fantastico. Hanno cambiato anche un po' il sistema di costruzione, nel senso che adesso è un po' più. Non ti brucia gli occhi e vedi il raggio dove va. Ogni classe ha una propria abilità speciale che si preme con Q. Io con i range, come ho detto prima, ho perso il salto, non ho preso più velocità. Poi la customizzazione dell'arma che va assieme a un. Senza pagare. Giocando, devo dire che mi piace davvero, davvero, davvero tanto. Deliver gas to energy. Ok, qua. Io odio sta missione. Certo che è buio che sparo cazzo. Ovviamente anche le pistole sono customizzate, quindi più sparate e ammazzate stronzi meglio è per voi. Ovviamente ci dovete riuscire perché sta pistola vanno a cacare. Lancio una granata. Ah, c'è anche un'altra cosa. Come vedete là sopra là, se tutti noi abbiamo questa possibilità di poter respawnare, che sono circa 30 mi pare. Se finiamo queste 30 possibilità di respawn, la missione verrà annullata perché non avremo più i rinforzi. Credo che questa sia una trovata carina, mi piace. Non puoi respawnare sempre, ci sta che dopo un po' i rinforzi vanno a mancare perché poi alla fine stai attaccando, quindi ci sta.
Io ho quasi finito le munizioni e non so dove andare per poter prendere. Forse no. Cazzo. Ma questi sono. Sono bot. Follow me. The base is under attack in the western quadrant. Cazzo, ma questo sta con me. Ah, hai capito. Non l'ho visto. Praticamente questi sono bot che ti possono seguire. Ma è fantastico. Bellissima sta cosa. Ti puoi ordinare di stare fermo o di poter continuare. Oh cazzo, santo. Ma io ho finito le munizioni, cazzo. Ok, questa cosa sta con me, bellissimo. Non avevo sperimentato nella prima partita che ho fatto, perché avevamo tutti giocatori. Ma non so se questa è una cosa che... E sono qua. Tanto è che uno stronzo sia morto. Ma dobbiamo riparare sto bunker. Madonna che tirate di lag che mena comunque. Se non si porta il gas a destinazione qua la situazione sarà sempre così. Construction is a go. Move. Perfetto, ok. Allora ragazzi, è stato un bel po' di bordello. Però guardate qua, quando voi ingaggiate il nemico c'è un'attività altissima, arrivano questi eventi. Possiamo distruggere i nidi per diminuire la minaccia. Ci sta una porta infinita, Royal Guardian Spotted. Cioè vedete che ci sono un sacco di avvenimenti che noi possiamo anche cambiare. Stay. Follow me. Come devi seguire da qua? Da qua. Perfetto. Stronzetto qua con me. The base is under attack in the southern quadrant. Cavolo. Bastard, mi ha fatto spostare proprio mo. Ma come? Sto soldatino non spara. The base is under attack in the western quadrant. 30 second warning before the arc slams. Porca. Sì, però. Vabbè. Forse una granata riesce a uccidere questa. Mannaggia. Connection active with the arc. Ground wave from the arc stirred up some of the horde. Hostiles are en route to the arc now. Fido munizione, fido munizione. The base is under attack in the southern quadrant. Chiamalo. Perfetto. Arc is at 25% complete. Fammo. Oddio, che cazzo è successo? Oh porca. Ciao.
Ma c'è, oh, chi sei? Ok. Ma tu? Sei muto. Aia. Ok. Soldati mi seguisse. Sento sbagliato. Ci respawn totami per tutti voi, come ho detto. Bene. Ma tu? Adesso il respawn è disabilitato, vuoto a 100 metri, ma fa dai, Perfetto.
Nessun morto, 16 su 16. Perfetto, ottimo, ottimo lavoro. Ci sono ancora dei soldati bot che combattono qua sotto. Vabbè, ci sta, ci sta. I sopravvissuti, se non si sopravviveranno. Oh, ci sono 20 Arachne Tiger, così che. Sono questi 1000 punti. Ma che sono i doppi punti. Allora, sergente maggiore, magari. Jungle B, vabbè. Ok. Madonna, ma quanti devo fare? Va bene ragazzi, il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un mi piace, commentate, fatemi sapere se proverete questa nuova versione 0.7 e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!